Tanta gente oggi, sabato 17 marzo, ai funerali di Francesco Bollero in frazione Argentera, deceduto a soli 65 anni all'ospedale Morinette, dove era stato ricoverato dal pronto soccorso di Cirié dopo l'incidente avvenuto a Busano lo scorso 12 marzo. Il corteo funebre con parenti e amici è partito dalla sua azienda in Canton Clair, dove da ieri pomeriggio era stata allestita la camera ardente per l'ultimo saluto in riservatezza, e ha percorso a piedi, dietro al carro funebre, la strada fino alla parrocchia della frazione. Francesco Bollero era molto conosciuto, amava la sua azienda, il suo lavoro, i suoi mezzi, camion ed escavatori. Un decesso che ha lasciato tutti sgomenti e un grande vuoto nella vita dei familiari, la moglie Dirce e i figli Yuri e Ramon.